Guagliù. E allora? No, giù in mezzo che si guarda Giuseppe con la febbre 38 e poi la nonna si sentiva tremare, gli è aumentata la pressione. Meno male che stava Antonella. Alla fine abbiamo sistemato un po' di cose. E cercamo a fè, cuore mio, quella è vecchierella la nonna, mo la pressione si prende 40 milioni di pillole. Quindi probabilmente gli è salita un po' la pressione e si sentiva questo tremolio. Mo dopo si è andata a mettere a dormire. No, e Giuseppe c'aveva prima 38,2 di febbre, poi l'Anto gli ha dato la tachipirina, è scesa a 37,5. Domani mattina mi tocca da chiamare la dottoressa per dirgli guarda che gli sto facendo quest'aerosol, che poi Clenin a base cortisoide. Eh sì, perché secondo me quello c'ha tutto infettato le vie respiratorie superiori, quindi se non gli fai l'aerosol le voglio prendere compresse e non compresse. Vediamo domani mattina che dice. Babbo, tu che hai fatto? Tanto se n'è andata già a casa. Tu che hai fatto? Hai mangiato, hai sbirciato, così hai combinato. Beh, fammi sapere piuttosto come stai. Se tanto i valori te li hanno dati tutti. Penso che non debba fare più niente. Dovresti iniziare solo a prepararti le robe da portare, queste cose qua. Ma vabbè, tanto alla fine te li prepareranno loro, sicuramente. Va bene, cuore mio, va bene. Senti, ma pure io mi vado a mettere il pigiama e me ne vado nel letto pure io. Sì, perché ti fai una bella dormita e domani mattina ti senti meglio. Capito, cuore mio? Ci vuole oggi una giornata di stress, altro che di domenica rilassante. Vabbè, ci sta, dai, capita. Me, cuore mio, io te la faccio adesso la buonanotte e ti auguro una splendida buonanotte, tanti sogni bellissimi e dai. Cuore mio, finalmente possiamo dire meno due. Martedì a quest'ora staremo già insieme. Va bene, cuore mio? Beh, mi raccomando. State tranquilli. Rilassati questi altri 2 giorni. Bello pacifico. Capito qua? Se si avvicina la zozzona. Lasciala perdere, vabbè, tanto lo so, figurati. Mi senti in un'altra vita, poi ci sentiamo. Va bene? Beh, ciao cuore mio, buonanotte, un abbraccio, un cuore a mio fratello e forza cuore. Ci siamo quasi, ci siamo, ci siamo. Mi raccomando, non facciamo alterare nessuno, eh? Mi hai capito? Ciao, cuore mio. A domani mattina. Buonanotte. Buonanotte.